Che cos'è il lodo Alfano? Cos'è? Mi scusi, ma non ho tempo in questo momento. Che cos'è il lodo Alfano? Guardi, abbiamo già perso troppo tempo. Guarda, per dire la pura verità. Cos'è? Cos'è il lodo Alfano? Non lo so. Non saprei dirlo. È una giustizia per una persona sola. Un'ingiustizia, però. Noi paghiamo. Se facciamo un'altra votazione, ci mettiamo noi tutte dalle tasche. Allora i governi, qualsiasi governo di sinistra e di destra, deve durare 5 anni. Dopo che ha finito i 5 anni si processa, si manda. Cos'è il lodo Alfano? Sono andato a scuola, ma sono promosso in quinto. Dopo sono andato a lavorare. Secondo me è un'altra trovata per togliersi dai guai dei loro signori. Il lodo Alfano è... Lodo Alfano. Il lodo Alfano va bene. Io so cos'è, ma mi è difficile in questo momento spiegare in poche e chiare parole. Io vorrei che la magistratura andasse fino in fondo a svelarci i segreti sottintesi dal lodo Alfano. Lodo Alfano, arriva il giorno del giudizio. Giusto, secondo speriamo... lei, mi faccio un pronostico. Lo provano. Potrebbero anche ritenerlo normale. Devono decidere i giudici se farlo passare o meno. È giusto che le cariche... L'immunità parlamentare era troppo ed è stata tolta nel 93. Ma per le cariche più importanti dello Stato può valere la sospensione di eventuali diciamo, giudizi, processi o atti della magistratura contro le quattro maggiori cariche dello Stato. La legge deve essere uguale per tutti, secondo me. La Corte Costituzionale la provi o non la provi, hanno già detto che ne rifaranno un'altra. Comunque ritengo che la Corte Costituzionale dichiarerà che va bene, anche se non è in realtà. Perché ne dica Berlusconi che dice che la magistratura ce l'ha con lui, la magistratura è con lui. Vedi se Lodo Mondadori, se sono fatti loro, cambiava niente. Se lo raccontano non costituzionale hanno già detto che si fanno solo. Noi cittadini cosa possiamo fare? Dovremmo ricordarcelo quando andiamo alle elezioni. Non fare come fanno quelli di Messina che piangono adesso perché sono venute giù le case e poi hanno votato in massa questa gente. Fini ha fatto una scelta personale ed ha rinunciato perché era stato attaccato da Woodcock, il quale Woodcock poi a sua volta ha rinunciato e quindi era probabilmente una bolla. Sono troppi interessi. Se una persona indagata non è degna di rappresentare gli italiani, perciò non ha nessun senso fare una legge per proteggere le alte cariche dello Stato. Se una persona è indagata non è degna di rappresentare gli italiani. Punto. Se oggi la Corte Costituzionale si pronunciasse a favore del lodo Alfano, cosa penserebbe? Che che ne fanno le spese sono sempre i poveri comunque. Ecco, che si prepari come vuole. Sono più bello così, eh?